Benvenuti alla nuova rubrica della Videodrome Industries. Questa rubrica sarà dedicata completamente a tutti i film, lungometraggi e mediometraggi indipendenti, distribuiti o non distribuiti in Italia, che non fanno parte però di una produzione, diciamo così, mainstream. Recensirò velocemente, più che altro farò da eco, si spera, a queste piccole produzioni. Questa rubrica non sarà chiusa, nel senso che non è che ho già 20 film da recensire e quindi sono a posto. Mandate pure quello che volete, se volete, alla Videodrome Industries. Ripeto, sarebbe meglio mediometraggi o lungometraggi, perché su cortometraggi, se no mi toccherebbe fare una puntata per 5 cortometraggi. Anche perché saranno video brevi, come ho detto, perché sono più video, sì, in cui darò la mia opinione sul film che andrò a recensire, ma saranno più che altro indicazioni per chi cerca qualcuno di talento e che non viene per forza considerato da, diciamo così, la condizione mainstream delle case di produzione e distribuzione italiane, che come al solito danno figli a soldi a figli, a cugini, a biscugini, a bisnonne, a amanti, puttanieri vari, ma non danno mai o quasi un euro a chi se lo merita. Chiaramente partirò con uno dei film che in rete che troverete su YouTube, che ha già fatto 300.000 visualizzazioni, che quindi comunque è abbastanza conosciuto tra gli amanti del genere. E il primo film di cui voglio parlare si intitola Il giorno dell'odio ed è una produzione Nose Industry, vedi, porta bene, del grande Daniele Misischia e di Claudio Camilli, che insieme hanno prodotto questo noir metropolitano ambientato a Roma. Allora, questo film ha una trama, come quasi tutti i film migliori, abbastanza semplice. C'è Gianni, questo giovane, questo spacciatore di Roma, che deve dare dei soldi praticamente a uno spacciatore più grosso di lui e che si trova coinvolto in un casino enorme insieme ad alcuni suoi amici e che praticamente cercherà di risolvere in modo da non fare troppi danni. Chiaramente invece i danni saranno parecchi e, come per un buon noir poliziesco che si rispetti, le morti saranno anche esse parecchie. Ma quello che colpisce dello stile di Misischia, di Daniele, è questo. Allora, il film, partiamo prima dai difetti, così perlomeno Daniele si incazzerà meno, ma il film è vero che ha delle ancora delle imprecisioni da quasi d'opera prima, anche se in realtà aveva girato altre cose. E a volte la macchina è un po' troppo frenetica, si ferma un po' troppo poco, i dialoghi sono girati a volte un po' troppo sballontanti, diciamo, con la macchina sempre troppo in movimento, e l'uso dello zoom a volte è un po' troppo sparato, diciamo. Però è anche vero che, al contrario di quello che può sembrare, quest'uso dello zoom e questo movimento dona ritmo sempre concitato ad una pellicola che in realtà è ben scritta, ha degli attori che, pur presi quasi tutti dalla strada, gente non professionista, rende veramente bene, anche perché Daniele Misischia ha avuto la buona idea di farli recitare nella loro lingua, il romano, non cercando per forza la dizione e voglia di sembrare un film da mettere su Rai Fiction, non so come farvi capire. Il film è molto carico, i personaggi quindi sono molto a volte sopra le righe, ma questo essere sopra le righe, però, come quasi sempre nel cinema, che non deve mostrare la realtà come tale, ma la realtà cinematografica, dà una spinta in più a un film che ha indubbiamente la sua forza, vera forza, nelle scene d'azione, gli inseguimenti, le sparatorie sono girate come il miglior Luc Besson, non per dire, cioè, c'è proprio un ritmo nel montaggio fantastico. In più, tutto l'ambiente, tutta la scenografia naturale della Roma che è stata scelta, tra l'altro, ripeto, è un budget zero, quindi l'hanno lavorato tutti a due lire, riesce ancora di più a rendere opprimente la vita di questo Gianni, di questo spacciatore. Non è come quei classici film che hanno punti vuoti, morti, dove c'è 20 minuti di inutilità. È un film ridotto all'osso, come sono ridotti all'osso i personaggi, i caratteri dei personaggi, e qui è interessante, vengono non tanto fuori dai discorsi, ma tanto dalle azioni che propongono nel film stesso. Resta il fatto che voglio prima di tutto citare un po' il cast, che poi non mi ricordo, quindi lo leggo, perché i nomi, ragazzi, è casino. Quindi, oltre a Claudio Camilli, che è protagonista e è produttore insieme a Dana Misischia della Nose Industry del film, c'è Valerio Benedetto, Simona Nepa, che è bravissima, Alessandro Mosca, Riccardo Camilli, Viviano Rossi e Gianluca Tocci. Come ho detto, c'è questo cameo di Paolo Calabresi, che tra l'altro non ha voluto un euro, quindi proprio gli è piaciuto lo stile. È un film che da molti, anche da alcuni registi famosi italiani degli anni 70, di poliziesco, è stato criticato perché eccessivamente appunto movimentato, con la macchina da presa quasi sempre in subbuglio, che cerca sempre lo scontro con il personaggio. Io credo che questa invece sia proprio la ricerca della cifra stilistica
di Daniele nel film, di cercare sempre lo scontro diretto, l'avvicinamento e l'allontanamento dei personaggi per dare proprio l'intenzione di cosa lui voleva trasmettere allo spettatore, ovvero l'angoscia di una giornata di uno spacciatore del quale sembra che non gliene frega un cazzo di nulla e del quale invece interessa più di molte persone che sembrano poi così ben pensanti, borghesi e tutto il resto. Allora, il film è girato bene, nel senso che ha un montaggio che è notevole. Ripeto, per il mio gusto, come ho già detto anche altri, il film è eccessivamente ritmato in alcuni punti. Ci sono dei dialoghi che avrebbero meritato una ripresa fissa per me, perché il dialogo era talmente buono che non serviva l'eccesso di macchina di presenza di macchina da presa, una cosa che a volte a me non piace, l'eccesso di presenza, cioè si nota una macchina da presa. Resta il fatto che è un film che quando uno lo vede non può lasciare indifferenti, perché se lascia indifferenti vuol dire che non ci capisci niente, oppure che comunque non hai ben idea di quale sia la nozione del vero noir, del vero senso di un film nero nel senso vero del termine. Cioè, non a caso la fotografia è livida, non a caso gli attori sono quasi tutti brutti non nel senso di come si intende oggettivamente belli o brutti, naso storto, ciccione, brutti nel senso che non sono mai personaggi che portano ad essere amati, forse tranne uno che comunque anche esso è una merda. Quindi bisogna fare complimenti a Daniele per come l'ha girato, budget zero, a Claudio Camilli per avergli dato una mano nella produzione ed a tutti quelli che hanno lavorato insieme, perché il film è uno dei pochi, considerato che poi l'ha girato da quasi 5 anni fa, perché è stato messo in rete nel 2012, è un film quindi girato fra il 2010 e il 2011, credo. È un film che comunque è incredibilmente migliore del 99% dei film polizieschi che vediamo arrivarci da tutte le parti in Italia, fatti magari a merda con Raul Bova, tipo Sbirri o questa merda del genere. Ecco, sono contento quindi in realtà che Daniele poi abbia vinto al FIPLI un paio di volte, sono contento che lavori adesso con i Manetti, tanto si può dire, sono contento che cerchino di trovargli una produzione per un film vero, fatto con una produzione seria, perché io mi immagino cosa può fare questo se gli dà in mano 200-300 mila euro, qui si parla di budget nemmeno enorme, ma un budget sostanzioso, e sono contento del fatto che adesso uscirà il suo progetto diciamo così corale, che si chiama Adrenalina mi pare, dove ci sono 10 registi in cui faranno tutti un corto molto breve nel quale deve venire su l'adrenalina, appunto. Ora, quindi gli altri ragazzi, mi pare c'è Del Fiol, le altri che sono coinvolti, Ciani, altri, spero abbiano fatto un buon lavoro, e sono contento veramente che Daniele si stia iniziando a fare questo di mestiere, perché questo film presagiva un futuro del genere. A differenza di altri che parlano, girano e non fanno un cazzo, Daniele non parla un cazzo, gira tanto, e quello che gira solitamente è di buon livello. Poi se vi volete fare un paio di risate a vedere una stronzata, andate a vedervi Autumn Movie, il corto che ha girato con me, il Draschi, tutta la video con la video con Mauriello, la video prima che nascessi qua dentro per promuovere il doppio film con Action Paolo Del Fiol, per imparare qualcosa pure a me. Sono proprio contento di questo, sono contento di averci lavorato, sono contento di essere in amicizia, e sono contento di dirvi che non sto facendo questa recensione perché ormai siamo diventati amici con Daniele. Io il film Il giorno dell'odio l'ho visto perché lui me lo spedì anni fa e io non avevo idea neanche di chi fosse, quindi, e già ne parlai molto bene, quindi non venga a fare i soliti discorsi come è nato per Veracru o altri, alla tua amica ne parli bene. Se il libro di Veracru fa cacare, chiaramente non è che ne parlo male, non ne parlo, essendo un amico, no? Un amico lasci perdere. Questo invece è un film che merita proprio di essere visto. Il giorno dell'odio è un film che se avesse avuto qualche mezzo in più non avrebbe sfigurato tra i polar francesi che ci arrivano tutti gli anni. Proprio un film degno di essere chiamato cinema. Spero che questi piccoli video diano una mano non tanto a noi, come ho detto anche ora, ma anche a noi, ma più che altro a chi cito, a chi parlo, per far capire alle persone che producono sul serio e che danno in mano 4-5 milioni a Gentaglia, di cui non faccio il solito nome, che fanno le solite commedie di merda girate e poi sputtanando, aiutando l'amico di internet e quello che fa le scuregge su YouTube. Qui bisognerebbe mettersi in testa che Il giorno dell'odio è un film che, se fosse stato prodotto dalla Rai con 200 mila euro, adesso farebbe il giro del mondo e sarebbe probabilmente premiato a giro per la sua forte consistenza. Un film che mi ha ricordato, pur non comminandoci forse una sega, Fame chimica, un altro film che era ambientato nel mondo della droga. Comunque, ripeto, è un film da vedere, chi non l'ha visto lo vada a vedere, lo giudichi anche male, ma si renda conto che il cinema si fa con la passione, con la voglia, con tanto sacrificio e più che altro sapendo di rimettere quasi sempre soldi, tempo, sacrificio, donne, a volte ci rimetti tutto col cinema. Però
c'è poi la soddisfazione, è un po' come quando fai un figliolo, no? Che poi dopo te lo devi cuppare prima in incinta, eh? C'è la soddisfazione di vedere qualcosa che hai creato. Io credo che il Missischione, quando vede il giorno dell'odio, nonostante anche lui stesso ci trovi magari adesso dei difetti, sono passati anni, i suoi lavori successivi consiglio di andare su YouTube, appunto sul canale Nose Industry, e vedere tutto quello che ha fatto, perché ha fatto dei fan movie da Tomb Raider a Silent Hill, a Resident Evil, che sono notevoli. Vi consiglio di vedere tutta la sua produzione, tutta la roba che sta facendo, ma il consiglio più grosso resta per questo Il Giorno dell'Odio, il film del mese consigliato dalla Videodrome Industries per il cinema completamente indipendente a budget zero. Chiudo dicendo che il prossimo appuntamento parlerò un po' di Kiss Me Lorena, dei miei amici di Caoni, perché è stato forse il primo film messo gratuitamente in rete di tutti i tempi, e quindi ne devo parlare anche perché ero coinvolto un po' e ne vorrei parlare un po'. E in più vi ripeto, mandatemi se avete dei lungometraggi, dei mediometraggi che non sono stati cagati né considerati da festival, che qui ne parliamo molto volentieri, sempre che mi piacciono. Se non mi piacciono, non ne abbiate a male, vuol dire che non mi sono piaciuti, non ne parlo perché non mi va chiaramente di massacrare qualcosa che è stato fatto col cuore ma senza un euro, e quindi non è facile fare le cose col cuore ma senza un euro. Ci si è provato anche noi, e noi con la Videodrome Industries prendiamo più insulti che apprezzamenti, ma amiamo tutto ciò perché l'insulto perlomeno proviene da qualcuno che o è invidioso o che perlomeno ha visto quello che hai fatto. Cioè il complimento a volte arriva da chiunque cammini. Chiudo questo appuntamento invitandovi ad andare sulla pagina Facebook, la pagina YouTube della Videodrome Industries, appunto della Nose Industry, per vedere i nostri progetti, visto che le agenzie stanno continuando ad andare avanti. Abbiamo già stampato Agape e 7411, adesso continueremo e gireremo nel giro di poco gli altri 5-7 sim, e abbiamo un progetto, una serie pseudo comico sessuale. L'ha detto, è approvata. Abbiamo forse, una serie che si chiama Possession, della quale ideata dal Mauriello e dal buon Pellegrino, che dovrò approvare io, che sono una bestia e che quindi aspetto di leggere di che cosa tratterà. Comunque mi pare di aver capito potta, satanismo, preti e sangue, quindi mi divertirò. È in progetto la web series che poi forse cambieremo noi, comunque si chiama Santeria, che saranno 14 episodi di una web serie ispirata molto agli anime giapponesi, perché il soggetto è della mia moglie che mi ha fissato, e quindi mescolerà Vampire Hunter D con Ground Zero, con Devilman e con altre cose, sempre che, come si dice, qualcuno ci dia una mano col budget, o comunque ci si prova a fare anche senza budget, visto che alcuni ragazzi sono offerti di fare gli effetti speciali, di darci una mano. Quindi la fortuna delle Videodrome Industries adesso è che piano piano stiamo mettendo un po' di gente insieme che almeno i mezzi pratici per fare le cose ce li abbiamo. Per chi ha criticato troppo le cose fatte da noi, io vi faccio presente che noi le abbiamo girate con una telecamera e quattro luci da mano, e veramente vorrei vedere qualcuno che con una macchina da presa e basta gira Agape. E poi quando me lo fate vedere, però vi voglio vedere che siete con una macchina da presa, quattro attori non professionisti, cinque stronzi che urlano nell'altra stanza e cerchi di farli stare zitti, voglio vedere se riuscite a fare. E quello che voglio però che sia chiaro è che se ci avete sul cazzo frusciante, non dovete criticare quello che vedete sulle Videodrome Industries perché c'è scritto frusciante, criticatelo magari perché vi fa davvero cagare, non perché mi ci avete sul cazzo a priori. Questo è una cosa che dovrebbero capire anche i bambini di prima elementare. Resta il fatto che vi saluto consigliandovi di andare a vedere Il Giorno dell'Odio di Daniele Misischia, prodotto dalla Nose Industries, di Claudio Camilli e del Misischia stesso, e andando a vedere tutti i nostri progetti, andando sui Licaoni e sul canale dei Licaoni, il mio canale per le recensioni, gustatevi i video dei Frim e del Pelle, e ci si becca alla prossima recensione di questo programmino, e ci si ribeccherà anche al prossimo Diaries se si gira qualcosa. Comunque io sono sempre in giro, ora torneremo, come si suol dire, a cavallo, e si inizierà a correre, quindi speriamo che il cavallo non si azzoppi dopo 10 minuti. Grazie a tutti e buon augurio.